Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non. Io sono Dianissimo98 e benvenuti in questo mio nuovo video. Ho potuto visionare Senza Vento, mediometraggio drammatico cinematografico diretto da Christian Betti e Nicola Rossi. L'opera era approdata su Rai Play, approfittando del fatto che stava gareggiando a dei festival. Purtroppo, dopo che quei festival precisi sono finiti, l'opera è stata rimossa dalla piattaforma. Tuttavia, sta continuando a gareggiare in tutti i sensi, visto la trama del film, sta continuando a gareggiare ad altri festival e quindi spero che la mettano su altre piattaforme il prima possibile. Il film parla di un ragazzo di nome Leo che è un atleta amante della corsa, un corridore lanciato, un talento veramente molto grande che tuttavia, per dare tantissima attenzione alla passione che più ama, decide di tralasciare gli studi e a causa della trascuratezza del liceo i genitori non sono molto contenti e per questo Leo ha qualche problema a rapportarsi con loro, specialmente con suo padre che non vede per niente di buon occhio questa continua dedizione alla corsa. Dal punto di vista registico l'opera è ben fatta, c'è una buona impostazione visiva dei personaggi e le loro emozioni sono ben catturate dalla telecamera. Ci sono alcuni punti realizzati con dei guizzi visivi notevoli, come per esempio l'inquadratura in cui appare il titolo, realizzata con un'impostazione geometrica perfetta. Ottimo anche il movimento di macchina nella scena in cui Leo si risveglia da un incubo, accompagnato da una fotografia che solitamente in tutta l'opera è ben fatta, ma che in quel momento preciso è davvero notevole. Ho apprezzato le musiche, le quali rendono davvero bene l'atmosfera ed aumentano la commozione. Il cast è uno degli elementi migliori del film. Paolo Innocenti è davvero bravissimo nei panni del protagonista. È davvero espressivo, senza mai eccedere, anzi, contenendosi molto per dare al personaggio un'impronta realistica curata in ogni minimo dettaglio. Mi hanno colpito molto i momenti in cui lui utilizza un'impostazione vocale in cui la voce è quasi strozzata per simulare al meglio quell'emozione in cui noi riusciamo a malapena a trattenerci, vogliamo essere molto molto calmi di fronte a quelle grandi cose che noi stiamo vivendo, però quando parliamo, pure se cerchiamo di essere calmi, si vede che siamo emozionati, che in realtà vorremmo urlare ai quattro venti, vorremmo proprio esprimere la nostra più totale felicità. Oppure quando è fortemente arrabbiato, come per esempio nella scena in cui sta davanti al padre e lui, mamma mia, ha il fiatone, porca miseria. Sembra quasi che dentro di lui ci sia una macchina a vapore che sta per esplodere di rabbia da un momento all'altro. Anche quel punto molto realistico e davvero d'impatto. E se qualcuno afferma, dici queste cose perché Paolo è tuo amico, io rispondo col c***o. È vero, è mio amico, ma a parte che io divido il lavoro da una persona, ma proprio perché è mio amico devo essere sincero assolutamente, perché se io mentissi non è che gli farei un favore, anzi gli farei un forte torto. E penso che le prove della mia sincerità vengano mostrate una volta che guardate il film. Ettore Nicoletti nel ruolo dell'allenatore è riuscito benissimo a mantenere quella sua percezione di severità senza però mai togliere un briciolo della sua umanità, un perfetto equilibrio. Infatti le sue preoccupazioni sono perfettamente percettibili anche quando sta dicendo qualcosa legato esclusivamente alla corsa. Bravissimi anche gli attori che interpretano i genitori del protagonista, ovvero Corrado Accordino e Orsetta Borgheno. Ho creduto in ogni singola inquadratura di stare davanti ad un pezzo di vita reale in cui un amico discute con i suoi genitori. Sembrava un documentario. Niente male anche la bellissima Marina Evangelista che interpreta la ragazza del protagonista. Secondo me lei ha carisma e talento da vendere. La sceneggiatura si basa su un concetto semplice che è stato visto molte volte, ma questo non conta. E proprio per questo non può inventarsi nulla
nulla che non sia già stato trasposto sullo schermo. Così l'opera punta direttamente alla sensibilità dello spettatore, cercando in tutti i modi di farlo immedesimare. Questo mediometraggio, infatti, cerca di esprimere quanto sia importante andare avanti di fronte alle nefandezze della vita, cercando di trovare equilibrio tra amore e sopravvivenza. Una sopravvivenza dettata dal sacrificio, dalla consapevolezza che per proseguire bisogna saper riconoscere l'importanza delle cose che possono mandare avanti la società, senza però mai sminuire l'importanza delle cose che apparentemente sembrano inutili, ma che in realtà fanno solamente bene al cuore umano, ed in questo caso stiamo parlando della corsa. Con questo approccio il film vuole insegnarti a vivere, a non farti mai smettere di tentare, anche quando certe volte il fato è davvero imprevedibile, è davvero cattivo, che ti sembra proprio impossibile continuare a proseguire per i tuoi passi. Certo, il difetto principale del film è il fatto che è diviso in due temi da trattare, ovvero l'importanza del non tralasciare delle cose che sono fondamentali, come lo studio, e il fatto di trovare il coraggio di andare avanti. E mi spiego meglio, il difetto non è dividere l'opera in due punti principali, in due temi principali, ma il fatto che ad un certo punto il secondo elemento viene approfondito molto di più, cosa assolutamente importante, tuttavia il primo non viene più mandato avanti, non viene più sviluppato come dovrebbe. Secondo me avrebbero dovuto aggiungere una o due scene in più per completare questa cosa. Io avrei quindi mostrato più lati del primo tema, ma sta di fatto che il secondo, essendo un tema importantissimo, viene trattato benissimo, e per questo la tua emotività non cala mai. Vieni veramente travolto con un continuo bagliore di speranza che viene impiantato nel cuore dello spettatore, incitando anche a non chiudersi nei rapporti umani, i quali sono fondamentali pure se tu apparentemente hai trovato una soddisfazione. A questo punto faccio degli spoiler, per questo cliccate sul minuto indicato sotto il riquadro se non avete ancora visto il film. Ho apprezzato tantissimo l'aver scelto di rappresentare i temi trattati con una malattia fisica che è la perdita delle gambe. Mi aspettavo che Leo non potesse più correre, ma addirittura che le cose si mettessero così male, beh, mi ha colpito davvero tanto. E vedere lui sfrecciare come un fulmine attraverso l'embike mi ha colpito molto. Ancora di più quando avete paragonato lo sforzo fisico di riuscire ad andare avanti con lo sforzo, la consapevolezza di riuscire ad ammettere i propri errori e a chiedere scusa, come nella bellissima parte in cui Leo si riconcilia con la sua ragazza. Ed il mio momento preferito di tutto il film è quando Leo osserva il panorama una volta raggiunta la cima. In quella scena c'è tutto, inquadrature bellissime, l'espressione del messaggio che si vuole mandare, la metafora dell'aver raggiunto la propria cima anche spiritualmente, ed oltretutto Paolo Innocenti recita da Dio, come del resto aveva già fatto in tutta l'opera. In conclusione, Senza vento è un lavoro veramente piacevole da guardare, un'opera che sa come farti star bene dimostrando un buon talento visivo ed un'ottima capacità di raccontare un pezzo dell'essere umano in maniera intelligente. Lo consiglio a tutti quelli che cercano di trovare una piccola bolla in cui entrare ed emozionarsi tanto per un po'. Secondo me Christian Betti e Nicola Rossi dimostrano già una bella maturità e sono pronti per realizzare un lungometraggio per il cinema, cosa che vedrò più che volentieri quando prima o poi lo realizzeranno. Perfetto! Questa era la mia recensione di Senza vento. Grazie per avermi guardato, spero di non avervi annoiato. Sono di AndySim98, vi auguro buona giornata o buona serata a seconda di quando mi state guardando, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!